Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 22esimo episodio della Crazy Locca Pokémon Nero. Finalmente signori, finalmente la maledizione delle evoluzioni se ne andrà definitivamente. Oggi evolveremo per primissima cosa Timbur, perché nello scorso episodio, oltre ad aver sconfitto il Team Plasma al Castello Sepolto ed aver ottenuto il chiaro lite che ci permetterà di evocare Reshiram, finalmente ragazzi abbiamo catturato lui, Timbur. Timbur che non so se entrerà in squadra, dipenderà da voi, dai vostri commenti, soprattutto da cosa si evolverà, perché capite che se si evolve in uno Spoink, lo evito. Però, signori miei, non perdiamo tempo, lasciate un bel mi piace per questa evoluzione che sta per arrivare. Signori miei, sono emozionato perché era tipo dall'episodio 13 che non mi si evolveva un Pokémon. E io ragazzi, tra l'altro, non me la rischio neanche perché questo Timbur qua è molto debole. Infatti per allenarlo così e cercare di evolverlo l'ho dovuto switchare un sacco. Infatti se vedete qualche livello diverso, no, mi pare che non ci dovrebbero essere, però appunto è perché ho dovuto fare degli switch, altrimenti questo mi crepa. Nel frattempo a casa questo Scorupi, ma direi che è superfluo, perché ragazzi Timbur vuole imparare tuono, inizia benissimo. Tutto inizia troppo bene. Allora leviamo vento in coda, che non userò tipo mai nella vita. E signori miei, a distanza di quasi 10 cazzo di episodi, si evolve un Pokémon. Mi sembra come se fosse la prima volta, vi giuro. Ti prego, qualcosa di buono. Non sono stato fortunato per ora nelle evoluzioni. Spiritomb! Il ritorno! Il ritorno! Il ritorno! Cos'è cambia posto? No. Il ritorno... No, ho detto, mannaggia te. Ragazzi, il ritorno! È rinato! Non ci credo. Ok, domanda del giorno, mi raccomando rispondete perché sarà... Volete che io inserisca questo Spiritomb in squadra e soprattutto quale Pokémon rimuovere al suo posto? Per ora ragazzi lo teniamo nel box perché comunque è debole, rischierebbe di morire se andasse in campo. Ma signori, il ritorno di Spiritomb, io non ci voglio credere, non ci voglio credere. Mi sembra di rivivere il momento in cui nella Crazy Lock di Luke è ritornato Kingdra, vi giuro. Va bene così, mi è piaciuta sta cosa. Comunque, proseguiamo. E però prima, ragazzi, prima vi devo raccontare un aneddoto, perché questa acqua qua, ragazzi, l'ho ottenuta andando a prenderla io stesso medesimo, perché qua dovete sapere che a Milano c'è la gente ricca, sì, ma ci sono anche i poveri come noi che per prendere l'acqua devono andare al pozzo lì di fianco. No, allora, c'è una casetta dell'acqua. Dove voglio arrivare con ciò? Il vlog di 1 minuto e 30, attenzione, esclusiva per i prossimi 3 anni, sul canale Telegram, non il gruppo, attenzione, il canale. Quindi, signori miei, in descrizione trovate il link per il canale. Se volete godervi certe perle di questo tipo, dovete assolutamente passare dal gruppo Telegram, ma soprattutto attivare un repellente nel mentre, perché altrimenti, mannaggia. Tra l'altro nello scorso episodio ho notato che mi era spuntato un ciuffo qua e vabbè, succede. Ora, qua cercherò di evitare più allenatori possibili, tipo te. Gassosa, gassosa, ce l'avevo già qua, ma va bene lo stesso, grazie mille. Ok, ragazzi, quella lì è la palude Mistralopoli, ci servirà un sacco. Mistralopoli, sì, dovrei averlo pronunciato giusto. Mettiamo davanti Miss Magius, sconfiggiamo questa qua e catturiamoci il Pokémon in sta dannata palude, perché, signori miei, servirà. Adesso ti mostro le capacità del mio Pokémon di fondersi con le piante. Questa qua è la sincronizzazione vegetale, attenzione. Pachirisu che si fonde risaputamente, si fonde con le piante. È risaputo. Adesso mi sta venendo il dubbio quale cazzo di Pokémon si fonde con le piante di quinta generazione. Rispondete qua sotto nei commenti se avete qualche idea. Si fonde con le piante, tenete a mente queste parole. Nel frattempo questo Pachirisu qua è morto 10 volte. E guadagniamo anche un fottio di punti esperienza per questo Pachirisu. Grazie per la bacca, ti assicuro che non ne avevo veramente. Grazie per sfottermi. E comunque signori miei, oltre a prendere questo strumento che è una lastra idro, in questa parte arriveremo a Boredupoli, la città di cui abbiamo già sentito parlare.
Eccoci qua, Palude Mistralopoli. Anche questa qua, ragazzi, cercherò di evitare gli allenatori. Insomma, sapete un po', vorrei velocizzare un po' la cosa. Al massimo li affronterò fuori parte. Strumento. Nero pietra, interessante, interessante. Se dovessi trovare un Pokémon, questa potrebbe tornarmi veramente utile. Allora, ce l'abbiamo forza? Sì, allora usiamola sta forza, no? Ole. Adesso, io qua vorrei raccogliere principalmente gli strumenti. Pietra ovale, qua, questa è la palude delle pietre, abbiamo capito. No, io più che altro voglio il cazzo di elettritore, se... Etere, fanculo, ho letto la E, ci stavo già sperando. Vabbè, facciamo che, raga, questa qua la affrontiamo un po' così. Qualcuno lo affronta, ovviamente non me li balzo tutti, se no... Torkoal, attenzione! Ragazzi, Torkoal è un bel Pokémon, eh. Io lo difendo a spada tratta, perché mi piace, mi piace. Di quinta ciao, buonanotte. Di terza generazione, scusatemi, è uno dei miei preferiti. Cicorita. Anche Cicorita difendo, perché io l'ho sempre preso Cicorita su Pokémon Oro e Argento. Sempre. E su Heart Gold, ovviamente. Cioè, oddio, ci sono state anche le volte che ho preso Cyndaquil e l'altro. Però Cicorita non disdegnatelo, perché è un ottimo Pokémon. Adesso, ecco, con Sdoppiatore, ad esempio, vabbè che Carracosta regge, però se puoi risparmiartelo, grazie, è stato un piacere. Bene, di che cazzo di tipo sei per... vabbè. Poche domande, ma soprattutto pochi Pokémon, ok, con repellente. Però, signori miei, vorrei catturarne uno almeno. Allora... allora, cosa non ho ancora visto? Perfetto. Dai, fammi sognare. Let me dream, come direbbero gli inglesi. Ti prego! Cristo, si evolve al 94 sto coso. Sì, vabbè, raga, lo catturo ma non lo userò mai, non si evolve. Cioè, si evolve, cos'è, al 58, una roba del genere. Allora, noi lo prendiamo per prassi, però dubito di utilizzarlo. Cioè, a meno che non arrivo alla Lega con tre Pokémon, allora a quel punto... come direbbero i famosi spagnoli, puede andar y puede romper. Cioè, o la va o la spacca, tradotto per gli spagnoli. Ciao, è forte la Spagna, comunque, ottima nazionale. Tra l'altro, questo video qua, ragazzi, uscirà dopo... sì, per forza, uscirà dopo la partita dell'Italia contro la Germania. Quindi, signori miei, mi raccomando, forza Italia, speriamo di passarlo sto cazzo di turno. Speriamo che di catturare sto maledetto infame. Cristo Dio, io ti odio. Già non ti voglio mettere in squadra. Allora, vabbè, Vuotonda non ti butterà giù. Ha retto tantissimo. Cioè, non ha retto tantissimo, ha retto al pelo. Ottimo lavoro, vediamo un po'. Ultra Ball, sì, ok, ci sono anche delle varianti. E magari c'è un tipo della Madonna sto coso. Ok, mi sta facendo paura però. Mi sta facendo paura, io ti metto Sausback. Sausback così a muzzo. Legnicorno, godo! Godo tantissimo! Tra l'altro mi sembra che abbia anche un buon moveset, raga. E comunque sta usando Fuoco Patto. Cosa ho detto nello scorso episodio? Manca solo Fuoco Patto. Tac, trovato! Tre patti in due episodi. Uno, due, tre. Oh, finalmente, madonna, manco fosse un cazzo di leggendario. Tipo roccia, che tipo di merda. Che tipo di merda. Vuoi dare un soprannome all'Arvesta? PC 1, cioè box 1, il PC è 1 e il box è, può essere 1, 2, 3 e 26. No, non esiste il box 26, ma vabbè. Strumento, fango pece, che bella la vita. Sono abbastanza convinto, il pescatore non mi prende, vero? No, ok. Il pescatore, raga, non lo sfido perché sapete che con i pescatori ci abbiamo dei problemi, no? Ok, no. Tipo, oh, perfetto, levitata. Buono così. Madonna, creepy stealth. Creepy stealth. Creepy stealth, creepy stealth. Non sa dove andare, però. Potrebbe essere un problema. Bene. Ma quello lì. Ah, ok, no, non volevo raggiungerti. Non volevo raggiungerti. Steelix. Ok, velocizziamo, raga, siamo già a 9 minuti. Io voglio arrivare a Boredoo. Merda, no, ritorna Mismagius, ritorna, ti prego. Mandiamo Carracosta, raga, che non si sa mai. Lui fa fuoco blu. Minchia, Mismagius moriva 10 volte qua. Meno male che ho avuto l'idea di ritirare. Judith, madonna, cos'è sto coso? Tra l'altro mi ha fatto un male della madonna. Ciao, è stato bello, vigore maledetto. Minchia, questo qua, raga, fuoco blu, giudizio, poi altro... Ok, per fortuna che non fa tanto. E perfetto, mandato a casa. E poi hai Victory Bell. Oddio, sta tornando il raffreddore. Una cosa che
Brutti, mamma mia, Carra Costa is on fire proprio. Cioè, letteralmente, essendo di tipo fuoco, avrebbe senso. Poi gli hanno fatto pure fuoco blu. Grazie per la bacca, ma sei troppo gentile. Dammelo un elettritore anziché darmi una bacca. Tanto lo so che giri per strada con un elettritore. Ti prego, ti prego, ti prego. È la seconda volta che la trovo, ma mi stai pigliando per il culo, è la seconda volta nello stesso episodio. Ma qui mi vogliono morto. No, Gengar. Fanculo, l'arvesta bastardo. Dai, minchia, Gengar ci stava un botto, raga. Magari poi aveva delle statistiche di merda, per carità, però. Obiettivamente, Gengar è un ottimo Pokémon. Te l'avevo già sfidato, quindi no, non tenemos problemas. Che non si dice mai così, ma fa niente. Ok? Sono troppo bravo. Ah, tra l'altro, questa qua non mi. Ah no, mi sfidava, era quell'altra bastarda che mi dava tipo l'MT. Arken, vabbè ragazzi, qualche allenatore lo sfido per il massimo, questi qua li affronterò fuori parte nel caso, ecco ad esempio se volessi allenare Spiritomb li utilizzerò per questo motivo. Bastardo, ti schiattasse la famiglia, bravo Sousback, comando scudo, sì vabbè con un PS gli sarà utile sicuro comando scudo raga, cioè adesso vedi che mi sciotta con comando scudo. Abbiamo battuto Crystal, questa qua si chiama come il nostro rivale maschio, legit. Eh sì, io raccolgo le rocce e le regalo, attenzione. Roccia calda, perfetto. Lei regala rocce. Le passioni della vita, no? Cioè, chi vorrebbe diventare calciatore? Chi vorrebbe diventare astronauta? E chi raccoglie rocce? Questo mondo è bellissimo, signori miei. Bellissimo. Il mondo Pokémon ti insegna anche queste cose, in fondo, no? Che puoi avere qualsiasi passione, ma puoi uscirne fuori. Cioè, raccogliere rocce. Nell'ottica comune non è un'attività importante, ma nei giochi Pokémon diventa importante. Troia bastarda, è arrivata la putana. Comunque questa qua è hashtag filosofia del creepy. Ultimamente sto pensando a tante cose, non pensare. Come voglio vivere questo viaggio, che cosa voglio fare veramente? Sarebbe, ecco, sai cos'è il problema di questa frase? Come vivere? È questo che non ti devi chiedere. Come vivere? Muori! Muori e basta! E risolvi qualsiasi problema. Comunque, vediti di non farti saltare in aria come l'ultima volta. Spiritomb, mi pigliano per il culo in sto gioco. Mi pigliano per il culo. Vabbè, a sto punto vai Sousback. Sto riflettendo. Spiritomb era terra drago. O drago terra. Quindi vabbè, urto scontro e via. False lacrime. False lacrime che però si confondono con la pioggia che ci sta. Sta piovendo? Sì, sta piovendo. False lacrime, ma questo qua mi diminuisce la difesa speciale. Io adesso ritiro Sousback perché questo qua mi fa una bolla e mi sciotta. E la cosa non sarebbe buona. Mi stava scappando un rutto devastante. Memento. Io mi prendo sempre un infarto con Memento perché lo confondo con Pain Split, raga. Claydol. Claydol, vediamo un po' cosa possiamo fare a questo clepsichico. Accumulo. No, minchia, accumulo è una mossa che non sopporto. Questo qua mo si busta le difese come se non ci fosse un futuro. C'hai Meco Acab. No, no, pure la ricarica totale, io non ci credo. Ok. Due volte, ma cosa? Ma dai! Usala una terza, ti stacco le palle. Che non hai, tra l'altro, perché sei la putana. Che cazzo dico? Lickitung, questo è di tipo drago, me lo ricordo. Cioè, è come Liki Liki. Allo stesso tipo. E quindi adesso ti sparo un dragobolide ignorante che minchia non vivi neanche per sbaglio, guarda. Vediamo se. Tra l'altro il livello 40 non è basso, attenzione. Il capo palestra dovrebbe avere il migliore al 43, quindi a livelli siamo messi giusti, diciamo. Raga. La Nuzlocke potrebbe interrompersi qua perché Cascoon. Ragazzi, Cascoon. È imbattibile. Guardatelo, non vi incute timore nello sguardo questo Cascoon. Urto scontro. Ciao, è stato bello conoscerti. L'ho pure sciottato. E vabbè, grazie Bell. Dopo questi Pokémon tutto sommato decenti che avevi, sei riuscita a ritornare. Cosa mi dai? Mi dai lo strumento del terrore. Questo qua serve per fare attentati.
Ad Austropoli il Team Plasma ha rapito il mio carissimo Pokémon, ricordi? Troppo bene. Se il Team Plasma continua a portare via con la forza di Pokémon alle persone, non farà che seminare tristezza. Per questo, Creepy, ti chiedo di fermare il Team Plasma. Fai in modo che gli esseri umani... Ecco, vedete? Queste cose qua sono le cose che non mi piacciono della quinta gente. Tutti sti discorsi qua... Ecco, bravi, scusa se ti faccio questi discorsi così, se so che non è una cosa facile. Tutti questi discorsi volti ad insegnare morali. Ok, ho capito che deve essere indirizzato anche ai bambini, lo capisco benissimo. Però insomma, dal mio punto di vista non è una cosa molto carina, ecco. Per un partito... Ah, giusto, è vero che qua c'è Roteolia. Cioè, qua no, è dall'altra parte della regione. Però in sto gioco qua c'è Roteolia. Osteria, su sto ponte qua non c'era il team... non il team Plasma, il trio oscuro. E tra l'altro, sta team è molto bella e non me la ricordavo. Eccola la merda, lo vedete là in fondo, raga? Quello è Gekis. Quello è Gekis, eh sì, non me lo ricordavo. L'effetto del repellente è finito e si vede che avvicinandoci a Gekis, ciao, di qua. Gekis, ecco l'allenatore. I tuoi sforzi sono encomiabili. Vedo che hai ottenuto il chiarolite. Ti faccio i miei complimenti per l'ottimo lavoro. Sai, N ha un'idea un po' bizzarra. Secondo lui, i due allenatori che riescono a risvegliare i Pokémon Drago leggendari dovrebbero affrontarsi in una lotta per determinare chi sia il vero eroe. Ma è una prova del tutto inutile. Infatti, fin dall'infanzia, N è stato educato per diventare l'eroe. Come risultato, il Pokémon leggendario ha riconosciuto il suo valore. Si sa, N è una persona pura. Il Team Plasma porterà alla liberazione dei Pokémon. Cosa significa questo? Significa che separeremo gli esseri umani stolti dai loro Pokémon e renderemo inoffensivi tutti gli allenatori che si opporranno. Solo noi potremo usare i Pokémon in futuro. I preparativi sono stati ultimati, e una volta messo in atto il mio infallibile piano, gli sciocchi allenatori non potranno opporsi al Team Plasma e libereranno i loro Pokémon, uno dopo l'altro. In breve saranno centinaia e poi migliaia. Anche il campione e i capi palestra saranno trascinati dalla corrente e diventeranno a loro volta innocui. Avere dei Pokémon presto equivarrà a un crimine. Persino Belle, la ragazza di cui è stato sottratto... No, la ragazza a cui è stato sottratto un Pokémon ad Austropoli seguirà il suo flusso e spontaneamente libererà i suoi Pokémon. E alla fine il mondo cambierà. La pietra, da sola, non basterà a farti ottenere il riconoscimento del Pokémon leggendario e neppure ti garantirà il titolo di eroe. Ma se insisti a non voler lasciare andare la tua amata squadra di Pokémon, allora metticela tutta. Non posso dirti altro. Grazie, Gekis. Combatterò per la mia squadra di Pokémon, cioè nonostante io non ci tenga molto a gente come Chaimeko. Però lo farò, tranquillo. Non ti perderai la battaglia. E tra l'altro qua mi sono caduti tutti i fili, perché dovete sapere, voi non lo vedete, ma su questa scrivania ci sono più fili che scrivanie. Pronto alla... chi sei? Lo so che mi sono protetto da questo lancio, grazie. Ok, sì, non è lancio, non è lancio la MT. Ok, devo cercare di evitare la gente qua. E tra l'altro... oddio, sarà un nuovo percorso questo, sapete che ho la memoria corta in queste situazioni. Fatemi innanzitutto curare Chaimeko, che non si sa mai, raga, vi ripeto, io, nonostante sia da un po' che non mi schiattino Pokémon, io non ho intenzione di... Oh, eccolo qua, che bello il Chiarolite. Io non ho intenzione di fare sconti a nessuno. Percorso 9, no, ok, è nuovo. E tra l'altro qua sotto c'è la Grotta Ignota. Adesso sulla Grotta Ignota vorrei raccontarvi una storia molto carina. Ok, li sto evitando tutti, sono bravissimo. Allora, prima però, ragazzi, ci catturiamo il nostro Pokémon. Sti cazzi, raga! Axorus è tanta roba. Axorus è davvero tanta roba. Ok. Axorus è proprio tanta roba. Proviamo a fargli un veleno denti così, abbastanza innocuo. Oh, minchia, quanto regge. Quanto cazzo regge. Oddio, io ho paura a rischiare. Palla ombra. Ok, perfetto. Assorbimento non mi fai nulla. Adesso, ragazzi, prima di concludere andiamo a sfidare qualche allenatore su sto percorso. Ok, non, purtroppo non sembra avere un ottimo moveset. Ultra Ball, dai, prendiamolo. Prendiamolo. La bevuta della vittoria.
Ok, ho bevuto troppo. Non lo farò più, tranquilli. Ok. No, ragazzi, questo lo voglio. Cioè, lo voglio perlomeno come riserva. Voglio vedere un po' come è fatto. Perché poi, ragazzi, prima della Lega dovrò rivisitare un attimino il team e migliorare alcune cose. Sì! Sì, cazzo! Un'altra cattura stupenda, ragazzi. Dopo quella di Timbur, che è diventato... tipo volante. Ha un carattere gentile mica tanto. Io sapevo che spaccava tutto sto coso. Ok, allora attiviamo un repellente, perché se non sbaglio in sto percorso qua ci sono degli strumenti. Comunque, ragazzi, la grotta ignota è una grotta che storicamente è inutile. Perché? E infatti in poco nero 2 bianco 2 non ci si può più accedere. Perché doveva essere inizialmente, PS su, la sede del Pokémon leggendario Terrakion. Poi cosa ha pensato la Game Freak? Siccome un'altra Toxic Sfera, io mi incazzo. Siccome la... ecco, non si potrà accedere in questo momento, lo si potrà fare solo dopo la Lega. Siccome la quinta generazione, dicevo, dovrebbe... dovuta essere nelle menti di quelli della Game Freak la nuova Kanto, si è pensato, perché non mettere Terrakion alla via Vittoria, proprio come era Moltres in Pokémon rosso, blu e giallo? E difatti è un fatto così. Il problema è che a quel punto la grotta ignota ha perso di significato. Infatti, come saprete, è una grotta totalmente inutile. Sfidami, pelato. E quindi, ragazzi, questa grotta qua è stata pure rimossa in nero 2 bianco 2 perché non aveva senso di esistere. E comunque sarà appunto accessibile dopo la Lega. Nel frattempo, Golduck a casa diretto con un bel con una bella incornata, direi extrasenso, la cattiveria. Proviamo a fare metal scoppio, raga, che non l'abbiamo mai usato. Ok, ora ho capito perché non l'ho mai usato. No, vai via. Ah, ok, perfetto. Finché fai Segugio, vai tra, puoi anche rimanere tutta la tua vita. Ok, eliminato sto qua. Vediamo, la prossima vittima sarà, dai, facciamoci... Volevo fare la battaglia in doppio, lo giuro. Comunque lì a destra, ragazzi, c'è il centro commerciale. Centro commerciale che non mi pare abbia un'utilità se non quella di cambiare le forme di Rotom. E poi, vabbè, ovviamente comprare gli strumenti, ma l'ho dato per scontato, dato che non vi ritengo troppo stupidi. Latios! Latios, è il tuo momento. Dimostra di essere un combattente. Cosa hai fatto? Cos'era? So solo che era super efficace. Quindi immagino fosse ghiaccio. Bellissimo sto graffio. Però adesso ci saluti, caro mio. Ok, è stato comunque un piacere incontrarti in questo gioco. Nidoran femmina! Perfetto, ragazzi. Nidoran femmina a me fa cagare. Cioè, il maschio, adesso non per fare sessismo, ma obiettivamente il maschio mi piace molto di più. Non solo, ma anche Nidoking mi piace più di Nidoqueen. Non voglio commenti strani, non sono sessista, sono obiettivo. Non è bello. Cioè, a me non piace. Poi, magari a voi piace, a me no. Cioè, non so se mi sono spiegato. Comunque, dai, abbiamo già affrontato due allenatori, facciamoci questa battaglia in doppio, oggi vi porto un episodio un po' più lungo, così, deciso sul momento proprio. Coppia di battaglia, Miss Magius, Chaimeko, e quindi affrontiamo... affrontiamoli. Ehi, hey, hai una gran bella squadra di Pokémon, fammi sapere un'occhiata. Tengo la bottiglia in mano per entrare nel personaggio ubriaco, Questo qua lo facciamo... Ehi, senti, sai cosa succede quando due cattivoni si uniscono? Diventano cattivissimi. Ok, questa scenata qua della bottiglia non era fatta solo perché mi si stava seccando la gola, ma perché volevo entrare proprio nel personaggio. Ivysaur e Larvesta, perfetto. Allora, di problemi esagerati non dovrebbero essercene. No, ok, perfetto. Non mi ricordavo se colpisse anche me. Larvesta abbiamo visto che è di tipo roccia, e quindi potrei fare una breccia volendo, giusto? Allora, Eterelama non fa un cazzo. Ottimo. Neanche quell'altro. E a sto punto proviamo un vuoto onda. Magari sarà anche lui di tipo roccia e breccia su di lui. Perché... perfetto. Ci avevo azzeccato il tipo, raga. Mamma mia. Best Creepy Stories 2016. Fiamma patto. Aia. Ok. Vedete, ragazzi, queste battaglie in doppio sono infami. Perché in doppio, non so perché, ma loro sono... cioè, sono più forti. Hanno un'intelligenza... più avanzata, io non capisco il motivo, ma è così. Allora, aspettate, nel centro commerciale, ragazzi, c'era uno strumento per terra. Vero? Vero? Ok, perfetto, perfetto. Ti prego. No, bacca ebola, no, la bacca ebola, no.
Tutti questi scatoloni sono pieni di apparecchiature elettriche, infatti mi ricordavo bene, servirà per evolvere lì, Rotom Dex. Rotom Dex, ciao, sì, settima gen confirmed, Rotom. Ok, non mi fermerà nessuno, vero? Potrò proseguire indisturbato e Boredupoli! Ora, esatto, prima c'è il raduno del Team Plasma. Ehi, Creepy, da questa parte. Ciao, Gekiso, tu non mi stai vedendo, eh? Quel bugiardo di Gekis sta facendo di tutto per abbindolare la gente con le sue chiacchiere. Ascoltate, gente. N, il nostro sovrano, ha unito le forze con un Pokémon drago leggendario per costruire un nuovo mondo ideale. In tal modo, si ripeterà la leggenda della fondazione di Unima per mano di un eroe. Un eroe? Un drago? Una leggenda? I Pokémon non sono come noi esseri umani. Posseggono capacità ancora ignote. Sono esseri dai quali possiamo imparare innumerevoli cose. Mi sta venendo mal di gola. Dobbiamo riconoscere i grandi meriti e liberarli dal dominio umano. Liberarli, i Pokémon. Aiutate noi del Team Plasma a costruire un nuovo regno. Un regno in cui tutti possano essere liberi. Signore e signori, ridate la libertà ai vostri Pokémon. Con queste parole io, umile Gekis, vi lascio. Grazie per avermi ascoltato. Umile sta gran fava, diciamocelo. Diciamocelo, avvocato. Non ci sono abbastanza Pokémon liberi per noi. Dobbiamo emigrare nei paesi baltici, nei paesi di Kalos, di Sinnoh. Diciamocelo, avvocato. Ok, dai, spero che la cogliate. Questo è ovviamente il grande Giuse, il Giuse Simone. Ok, qua adesso c'è il raduno. Ah, eccoli lì, due capibalestra. Ma cosa va dicendo quello? Non ho mai sentito tante buffonate. Questa regione è stata costruita grazie alla collaborazione tra uomini e Pokémon. Se i Pokémon non volessero stare con noi, se ne sarebbero già andati via. Con le Pokémon non si possono imprigionare i sentimenti. Vieni, Creepy. Ok, signori miei, questo è Aristide. L'altra è Iris, l'abbiamo già conosciuta, ma lui è Aristide, sindaco, nonché capo palestra di Boredupoli. Iris, Aristide, quanto tempo? Guarda chi c'è, Nardo, l'allenatore dell'altra volta. È successo qualcosa? Non avevi lasciato la Lega Pokémon per andartene a zonzo per la regione? Cosa ti porta qui? Vado subito al dunque. Vorrei sapere tutto sulla leggenda del Pokémon Drago. Intendi Zekrom? Oppure Reshiram? E perché poi? Cosa è successo? Poco fa un tizio losco di nome Gekis ha detto in un comizio che un certo N ha risvegliato Zekrom. Esatto. E quello stesso N ha detto a Creepy di cercare l'altro Pokémon Drago. Non capisco. Cosa vuole fare? Far lottare due Pokémon Drago solo per affermare le proprie convinzioni? Ma chi è poi questo N? Che cosa? I Pokémon Drago vanno molto d'accordo. Già, sono gli allenatori a far lottare i Pokémon tra di loro. Ed è grazie alle lotte che allenatori e Pokémon si conoscono meglio. Va bene, io mi avvio alla Lega Pokémon, o per meglio dire, ci ritorno. Sconfiggerò quell'N e gli farò capire io quanto sia fantastico questo mondo in cui allenatori e Pokémon convivono. Creepy, tu vinci la medaglia della palestra di Boredupoli e raggiungimi. Ti aspetto alla Lega. Preparati. Il capo palestra di Boredupoli è un tipo tosto. Aristide, Iris, grazie. Ci vediamo. Se n'è andato. Ah no, questo è Iris, scusatemi. Sembrava parecchio arrabbiato. Speriamo vada tutto bene. Non ti preoccupare, Iris. Lui è il più forte allenatore di Pokémon di tutta la regione di Unima. Non è vero mai, è scarsissimo. Ok, basta. Mi devi portare a casa tua. Ok, questo episodio durerà ufficialmente 30 minuti. Sì, sì, lo facciamo in questa parte. Così nella prossima, raga, ci dedichiamo totalmente alla battaglia col capo palestra. Eccoci qua, ciao. Ti dirò quello che so. Quello che hai con te è il Chiarolite. Un tempo Reshiram si risveglierà. No. Un tempo Reshiram che si risveglierà proprio da quella pietra e Zekrom che si è già risvegliato erano un Pokémon solo. Quel Pokémon e gli eroi gemelli avevano fondato una nuova regione dove i Pokémon umani vivevano felici. Finché un brutto giorno i due eroi gemelli si scontrarono. Uno di loro ricercava la verità, l'altro gli ideali. Ebbe inizio una lunga lotta per decidere chi dei due avesse ragione. Il Pokémon Drago, incapace di schierarsi, scisse il suo corpo per poter così fiancheggiare entrambi i gemelli. Zekrom, il drago nero, dalla parte di chi insegue gli ideali, per un mondo di speranza. Reshiram, il drago bianco, schierato con chi cerca la verità, fautore di un mondo, di un nuovo mondo di pace. Dato che i due Pokémon erano in origine un essere unico, avevano pari forza e resistenza. La lotta continuò, sempre più aspra, senza produrre alcun risultato. Finché, logorati dalla stanchezza, gli eroi gemelli capirono. La ragione non poteva stare da una parte sola, e così la lotta terminò.
Purtroppo però, i figli degli eroi iniziarono una nuova lite. Fu allora che Zekrom e Reshiram si abbatterono su Unima, lanciando fiamme e fulmini e distruggendo in un istante la regione, per poi sparire nel nulla. E la colpa era tutta degli esseri umani. Se avessero saputo trattare i Pokémon con rispetto, non sarebbe accaduto nulla. Zekrom e Reshiram si erano sacrificati per fondare una nuova regione, dove Pokémon e uomini potessero vivere in pace. È vero, i Pokémon non sanno parlare, e per questo gli uomini spesso impongono loro le proprie idee, facendoli soffrire. Ma malgrado tutto, uomini e Pokémon credono gli uni negli altri e si cercano a vicenda, e sarà così per sempre. Nulla di più vero, non riesco proprio a capire quegli altri in plasma. Come possono volere che ci separiamo dai nostri cari Pokémon? Scusa per la piccola digressione finale. Ad ogni modo, questo è tutto ciò che sappiamo. Rimane un mistero come si possa risvegliare il Pokémon leggendario. Adesso vai, e non dimenticare la promessa fatta a Nardo. Devi vincere la medaglia di Boredupoli. Creepy, ti aspetto alla palestra, vieni a sfidarmi. Ok, caro Aristide, nel prossimo episodio mi farò trovare pronto, non ti preoccupare. Comunque, signori miei, questo episodio di 30 minuti, che novità, termina qua. Io spero che vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Fondamentale, rispondete alla domanda del giorno per consigliarmi quel cambio nel team di cui vi ho parlato all'inizio e passate ai social che invece troverete in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!